Monaco città turistica, siamo ormai alla fine dell'estate, possiamo fare un bilancio, lei quest'anno i turisti li ha visti qui in città? Sì, con molta mia, diciamo così, sorpresa, questa città quest'anno ho vissuto delle presenze inaspettate, c'erano un po' dappertutto. Ovviamente le ho viste un po' spaesate in alcune situazioni, però che chiedevano dove andare, come spostarsi nei centri e nei posti, diciamo, di interesse. In tal senso c'è organizzazione, c'è un itinerario, un percorso turistico a Torre del Greco? Mancano dei punti informativi, degli info point che ho visto in altre città turistiche dove sono state in vacanza. Per il resto basterebbe un po' più di collaborazione da parte di tutti per poter aumentare, diciamo, la ricettività di questa città, che potrebbe fare sicuramente meglio. Li ha visti i turisti quest'estate? Sì, sì, ne ho visti tanti, anche perché abito qui nell'hotel Poseidon, c'è uno sbarco, un imbarco continuo di turisti. No, è una cosa molto bella, molti vanno a Ercolano, poi prendono l'autobus, vanno a Pompei, però fanno capo a Torre, non solo qua, pure gli alberghi, i bed and breakfast che ci stanno. Quindi questo è molto positivo la città. Quali sono secondo lei gli attrattori di questo territorio, di questa città? Sicuramente, io dico Pompei, Ercolano, che sono vicinissimi. Parliamo di Torre. Però di Torre andrebbe sviluppato un po' di più la zona mare, diciamo, sia la parte litoranea con un maggiore ordine, qualche parcheggio in più, e anche la zona qui del porto, che è già abbastanza curata, però con qualche accorgimento in più in termini di parcheggi, di assistenza, sarebbe ancora più attrattiva. Quindi le risorse ci sono, ma bisogna creare un collante, un percorso, una rete. Sicuramente, quella è la prima cosa, se non c'è un'organizzazione a monte, una testa, diciamo, non dico una capa sola, però una testa pensante che organizza anche le cose, come a Ercolano per esempio lo fanno molto meglio che a Torre. E secondo lei cosa si deve fare ancora? Offrire una città più pulita e attività particolarmente serali per questi turisti e sponsorizzare molto ciò che bisogna vedere a Torre. Se viene un turista qui, lei dove lo porterebbe? Cosa gli farebbe visitare? Vabbè, abbiamo tante cose, a partire dal Vesuvio, che già di per sé è molto gettonato, e poi Villa Sora, i nostri mulini pure, l'aeroporto, diciamo i palazzi storici e belli di Torre del Greco. Italiani e stranieri, il litorale è stato bello quest'anno, gli alberghi sono stati anche molto pieni di gente che andava e veniva. I turisti nostri sono quelli che stanno fuori, stessi turisti che stanno fuori, quello è il turismo che noi vediamo. Ma il turismo vero e proprio, neanche a parlare, il porto non ne parlate. La litorale già l'abbiamo parlato, fatti scendere. Bisogna un po' cambiare i servizi. Con la nuova amministrazione lei non ha visto cambiamenti in questo senso? Un po' di cambiamento, cioè con la vendita, perché abbiamo un sindaco giovane, sicuramente qualche passo avanti stiamo facendo. Al porto che andavano a Capri, ma diciamo come litoranea non tanto, ma già per tutta gente dei paesi limitrofi, gente locale, però hanno preso parecchi autobus che si fermavano sul porto da questi turisti che andavano a Capri. Torre del Greco, città turistica, l'estate volge al termine, lei quest'anno li ha visti i turisti in città? A tantissimi. Italiani, stranieri? Abito di tutti i tipi, io abito sul porto e quindi ne vedo partire tantissimi dalla zona per andare a Capri e Positano. E quindi è veramente una cosa bella, anche perché più pulita la città, quindi anche più accogliente. Con la nuova amministrazione lei ha visto dei cambiamenti? Ah, tantissimi, sarebbe negarlo sarebbe proprio non vedere. Poi certo le periferie bisogna curarle, però insomma un po' alla volta, non è che c'è la bacchetta magica. Io penso che più si va nel bello e più la gente si comporta, i torresi fuori si comportano bene. A Torre che non... Quindi il suo bilancio è positivo? È positivo ma migliorabile, ovvio, tutto è perfettibile, niente è perfetto, però insomma penso che siamo sulla buona strada.